su pietra angolare e su questa pietra che noi dobbiamo edificarci come Tempio Santo di Dio. È soltanto in Lui che noi troviamo la nostra salvezza. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. E una parola degli Atti 4. Noi abbiamo creduto a Cristo. Noi l'abbiamo proclamato Signore, noi ce lo siamo tenuto come Salvatore e l'abbiamo proclamato Salvatore degli uomini. Ed è questa la missione del rinnovamento, credere in Gesù Signore e proclamare Gesù Signore e Salvatore di tutti gli uomini, ieri, oggi e sempre. Amen. Perché non è tanto guardare indietro che ha importanza, quanto guardare in avanti. Come detto nel Vangelo, non chi guardi indietro, ma chi guardi avanti è degno del regno dei cieli. Si guardi indietro solo per ringraziare il Signore e fare esperienza di quanto noi abbiamo fatto o in che cosa abbiamo mancato. Però la luce ci viene davanti, è da Cristo Signore che ci viene la luce. Ecco, noi adesso cediamo la parola a Lui, perché da Lui attendiamo una parola di luce, di conforto, di incoraggiamento, una parola che ci apra ancora l'avvenire, perché navigare è necessario navigare, è necessario andare avanti. Perché il nostro rinnovamento è nato per camminare proclamando le meraviglie del Signore. La liturgia di oggi ci invita alla gioia, dobbiamo gioire perché il Signore è qui. Il regno di Dio è venuto. Si rallegri anche la steppa, si rallegri anche la terra arida, perché la rugiada del cielo è piovuta sulla terra. E la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo di Saron si vedranno nella terra arida e squallida, perché rifiorirà la steppa e darà i suoi frutti. Rallegriamoci, fratelli, per questo annunzio che il Signore ci dà nella liturgia di oggi, è l'augurio che noi formuliamo nel nome del Signore. Rifiorirà la steppa, si ammenterà di verde e di fiori la terra arida, perché il Signore ha parlato. La benedizione di Dio scende questa sera su di noi, e se noi siamo terra arida e squallida, se siamo steppa, dobbiamo gioire anche noi, perché rifioriremo con la grazia di Dio, con la pioggia dello Spirito. Irrobustiamo pertanto le mani fiacche, consolidiamo le ginocchia vacillanti e robustiamo il nostro cuore con il coraggio, perché il Signore è qui in mezzo a noi e dobbiamo camminare, dobbiamo operare nel suo nome,
dobbiamo annunziare che Egli è venuto e non dobbiamo aspettare altre. Egli è venuto, cammina sulla terra e noi siamo gli adoratori del Padre e gli annunziatori del Regno. Ai messaggeri di Giovanni, Gesù risponde non con un discorso persuasivo, non con un messaggio, ma con i segni. E con le opere. Il Dabar di Dio, cioè la parola di Dio, con cui Egli si rivela e che fonda la nostra fede, si articola in tre modi. È da parte di Dio la parola viva, l'annuncio, ma è pure parola di Dio il fatto. Anche i fatti hanno lo stesso termine. I segni, i miracoli, sono da parte di Dio, sono parola di Dio. E le opere, la vita, sono parola di Dio. E la nostra santa fede si fonda sulla parola intesa in questi tre sensi. La parola annuncio che esplicita il contenuto della fede e di per sé è operante dentro di noi. I segni che ripropongono la parola e la confermano. La vita che attona la parola e la presentano agli uomini. Perché credono, vedono le opere vostre buone e glorificano il Padre che sta nei cieli. Giovanni ha parlato, Gesù ha parlato, ecco il primo da parte di Dio per fondare la fede. Adesso Giovanni chiede una conferma. Ecco un atto da parte di Dio, la parola, il miracolo, il segno. Andate e riferite a Giovanni quello che avete visto, quello che avete udito. In quel momento Gesù aveva guarito ciechi, storpi, sordi, paralitici. Andate e riferite a Giovanni che i segni annunciati dai profeti della mia venuta già si sono avverati. Non c'è da aspettare altri. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Riferite a Giovanni. I ciechi vedono. I sordi odono, i muti parlano e ai poveri è annunciata la buona novella. Partono i discepoli di Giovanni e Gesù tesse l'elogio di Giovanni. Chi siete andati a vedere nel deserto? Un uomo che veste mollemente, no? Non è nel mondo, non è nelle mollezze del mondo
chi abita l'uomo toccato da Dio, l'uomo nuovo. Chi siete andati a vedere allora? Un profeta, sì, è un profeta, ma vi dico che è più che un profeta, è il più grande degli uomini. Tra i nati di donna non c'è uno più grande di Giovanni Battista. Ecco allora la vita che è la bar di Dio. La vita del profeta e parole di Dio. Ma poi Gesù dice una parola. Una parola che è una gemma. Ed è un'annunzia per noi. Un'indicazione per noi. Il più piccolo del nuovo regno e il più grande di Giovanni Battista. Parlava di noi. Noi che siamo del regno, noi che viviamo nel regno della grazia, siamo veramente grandi, grandi nella dignità, ma soprattutto grandi nella funzione a cui siamo chiamati come annunziatori del nuovo regno di Dio. E allora che la nostra vita diventa come quella di Giovanni Battista. E allora che noi diventiamo araldi del grande re che è venuto. Siamo diventati tutti profeti, annunciatori, con la parola, con i segni e con la vita della presenza di Cristo in questo mondo. Non c'è da attendere altri. È Lui che il Padre ha posto la salvezza di tutti noi. In questo mondo che non crede più, dopo tanta luce, in questo mondo che ha sbarrito la strada, noi come Giovanni Battista siamo chiamati ad annunziare il Vangelo, a riproporre Cristo. Ancora gli uomini cercano, aspettano la salvezza, ma non c'è altri in cui ci si possa salvare se non Cristo Gesù. Questo dobbiamo sentire noi, questo dobbiamo annunziare agli uomini. Ecco allora che siamo chiamati ad evangelizzare, a gridare al mondo la verità. Siamo chiamati ad evangelizzare in tutte le maniere che Cristo è venuto in mezzo a noi, evangelizzare con la parola, sui tetti, nelle case, nelle piazze, nelle case dove dimoriamo, nei campi di lavoro, nelle conversazioni private, come dei pulpiti, annunziare la verità, annunziare Cristo, dire a tutti che Cristo è venuto e mostrare agli uomini che l'amore è una realtà. Vivendo l'amore, evangelizzando il Vangelo della carità, i nostri gruppi devono rivivere, mostrare il Vangelo dell'amore, del benessere, gruppi dove risplenda la verità, dove risplenda l'amore, perché la più grande verità è l'amore,
anzi diciamo l'unica verità, e Dio amore, si manifesta nell'amore, nella carità. I nostri gruppi devono essere luminosi nella carità, debbono risplendere in mezzo alle tenebre e additare gli uomini come punto di riferimento la luce che è Cristo, colui che è venuto a portare l'amore in mezzo agli uomini, colui che è venuto a portare la vita. E questa è la chiamata del rinnovamento, oggi, annunziare agli uomini la verità dell'amore. Ci siamo preparati per tanti anni nella preghiera, ma adesso, senza lasciare la preghiera che è l'anima della nostra vita, dobbiamo uscire dai nostri cenacoli, come fecero gli apostoli, e portare il fuoco dello Spirito, che è Spirito di verità, e annunciare agli uomini che Cristo è soltanto è la salvezza, e Gesù che ci manda, è Gesù che ha premura perché il mondo si sta perdendo, perché la fede va svanendo anche nel popolo cristiano. Siamo chiamati a rievangelizzare il mondo, e il Papa che ci invita, che preme, che supplica, sono i nostri vescovi che gridano. Dobbiamo noi ascoltare la voce di Cristo, a cui fanno eco e il Papa e i vescovi, e gridare l'amore, ma vivere l'amore, far risplendere l'amore in mezzo a noi. Questo significa annunciare Cristo, annunciarlo con la parola, evangelizzare gli uomini. C'è tanta tenebra oggi nel mondo, anche nel mondo cristiano. La fede in Cristo Gesù, vero Dio e vero uomo, è affievolita. Anche tanti cristiani non hanno le idee chiare sull'identità di Cristo. Nelle nostre piazze, come nei nostri mass media, si parla poco di Cristo e se ne parla come di un personaggio importante, ma non come di un Dio venuto sulla terra che merita la nostra adorazione, in cui soltanto gli uomini possono salvarsi, che non ci sono altre vie di salvamento, che l'uomo da sé non può salvarsi, né altri possono salvare l'uomo, né la scienza, né la tecnica, né le filosofie, né le nuove religioni, nessuna corrente filosofica o scientifica oppure religiosa. Nessun maestro può dittare la via della salvezza, è Cristo la salvezza dell'uomo, l'unico in cui noi possiamo salvarci, di questo dobbiamo essere convinti, della divinità di Cristo, dell'umanità di Cristo, della salvezza che soltanto c'è in Cristo, e questo dobbiamo predicare in tutte le maniere, in qualunque ambiente, perché è Cristo che ci manda, è Cristo che urge. Siamo tutti Giovanni Battista,
il più piccolo di noi del nuovo regno, il più grande di Giovanni, è chiamato ad opere più grandi di Giovanni. Questo dobbiamo sentire, ed è questa la consegna che Gesù oggi ci affida nel ventennale del nostro rinnovamento. Ci saranno anche dei segni. I segni dovranno esserci, devono esserci, perché è scontato che ci siano. Sono la conferma di Dio, la conferma del cielo. E dobbiamo dire grazie al Signore quando ci sono i segni, che sono opera sua, ma questi segni dobbiamo considerarli da parte di Dio, parole di Dio. Non sono in secondo ordine, perché come da parte la parola è da parte il segno di Dio. Dio parla attraverso i segni. Ma dobbiamo soprattutto annunziare il Vangelo, annunziare Cristo, mostrandolo agli uomini con la nostra vita. Questa è la vera tabar di Dio, essere ognuno di noi manifestazione di Cristo, mostrare agli altri che Cristo vive, vive in me, vive in te, vive in noi. Questa è la vera evangelizzazione, la santità della vita, l'integrità dei costumi, la forza e il coraggio di dire la verità, la coerenza, l'amore verso tutti, soprattutto verso i più deboli, i poveri, e allora che i poveri vengono evangelizzati. Fratelli e sorelle, il mondo aspetta dei santi in mezzo a loro, cioè aspetta Cristo, vuole vedere Cristo vivo per credere. E dobbiamo essere noi l'icona di Cristo, dobbiamo mostrare Cristo vivente in noi singole persone e nei nostri gruppi. Finché il mondo non veda il Cristo vivo in noi e nei nostri gruppi, ha tutto il diritto, diciamo, di non credere, o meglio, non ha la prova che veramente Cristo è venuto e vive. Da questo conosceranno gli uomini che siete miei discepoli e che il Padre mi ha mandato, se vi amate gli uni gli altri, e l'evangelizzazione della carità, di cui abbiamo parlato nel convegno di Palermo, e annunciare con la vita l'amore per tutti, soprattutto per i poveri e gli oppressi, come fece Gesù. Io non mi dilungo, perché tanta parola di Dio è stata seminata oggi, ma l'augurio che noi ci facciamo a vicenda è che la steppa rifiorisca, che la terra arida di nuovo si ammanti di verde, che nel millennio che si prepara Gesù venga di nuovo sulla terra mediante un rinnovato ardore dei cristiani, perché Cristo vuole salvare il mondo, per questo il Padre l'ha mandato, e noi vogliamo augurarci che il terzo millennio coincida nella sua apertura con un rifiorimento della vita cristiana. E noi non dobbiamo essere ultimi.
che ci attende. Dobbiamo essere in prima linea, noi che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa, prendere coscienza di questa missione e comprendere il rinnovamento e di fare il rinnovamento. Il rinnovamento non si fa nelle nostre chiese, nei nostri gruppi, ma si fa fuori, nei nostri gruppi si apprende a fare il rinnovamento della vita, nei nostri gruppi si prega, nei nostri gruppi ci si ama, nei nostri gruppi ci si rafforza, nei nostri gruppi si riceve l'ondata dello Spirito Santo, ma il rinnovamento dobbiamo farlo fuori, con la nostra vita, con la nostra predicazione, e il buon Dio accompagnerà il corso del nostro rinnovamento, accompagnerà la nostra missione per la nostra santificazione e per la salvezza del mondo, per la gloria di Dio. Amen.